Grazie mille Presidente, devo dire che aspettavo con particolare ansia, con particolare curiosità che il Vice Ministro Garavaglia ci desse il parere su questo ordine del giorno, perché è un ordine del giorno che secondo me ha molto senso, ma in realtà la cosa che mi ha colpito è che il parere del Ministro Garavaglia in realtà, del Vice Ministro Garavaglia in realtà contiene una notizia bomba, e cioè che il governo è deciso a rispettare i vincoli di bilancio. Questa è una cosa che mi dispiace che la notizia sia arrivata alle 3.40 del mattino, perché come ha detto addirittura il presidente della BCE Draghi, si sono fatti molti danni con le parole, invece le parole del viceministro Garavaglia, che mette per iscritto che il governo decide di rispettare i vincoli di bilancio, mi pare che sia una cosa importante. Infatti con le parole, almeno quelle precedenti alla saggezza del viceministro Garavaglia, si sono fatti molti danni. C'è stato chi ha detto che le agenzie di rating erano una cosa poco importante, che quello che ciò che era importante era non prendere o non dare pugnalate nella schiena degli italiani, come se i 100 o 150 punti di spread che abbiamo avuto negli ultimi mesi non fossero una pugnalata nelle spalle degli italiani, come il viceministro sa benissimo che nel mettere insieme i dati per la prossima legge di bilancio bisognerà trovare forse 4 miliardi per il prossimo anno, 4 miliardi che dovranno essere tolti dalle tasche degli italiani, dalla spesa sociale, dalla spesa per istruzione, dalla spesa per sicurezza, saranno titoli di Stato che varranno meno perché rendono di più e quindi saranno nella pancia delle nostre banche, quindi le nostre banche dovranno rifinanziarsi sul mercato a tassi più elevati, e se le nostre famiglie vorranno accedere al credito dovranno pagare più soldi, e se le nostre imprese vorranno accedere al credito dovranno pagare più soldi, e forse non lo potranno fare, quindi ridurranno la loro crescita e quindi ridurranno i posti di lavoro. E quindi con le parole si sono date tante pugnalate nelle spalle degli italiani, perché non si è detto chiaramente che lo spread che aumentava e l'irresponsabilità verbale di questo governo, anche soltanto quella verbale, era già una pugnalata nelle spalle degli italiani. Per cui è, devo dire, confortante sentir dire dal Vice Ministro Garavaglia oggi che il governo rispetterà i vincoli di bilancio. Peccato che queste parole di così grande saggezza arrivino in una giornata nella quale è successa una cosa veramente molto molto grave, e cioè che i partiti di maggioranza abbiano sostanzialmente costretto alle dimissioni il presidente della Consob Mario Nava, un uomo universalmente riconosciuto per la sua indipendenza, per il suo rigore, per la sua schiena dritta, per le sue competenze. E io sono sicuro purtroppo che i mercati internazionali considereranno il fatto che il governo di fatto ha cacciato il presidente della Consob, forse perché infastidito dall'avere una persona così competente, così indipendente, con la schiena così dritta, in una posizione così importante. Ecco, io penso che i mercati non apprezzeranno questo, e probabilmente lo spread salirà, e probabilmente la pugnalata nelle spalle degli italiani sarà data lo stesso, nonostante le parole di saggezza del viceministro Garavaglia, che oggi ha detto purtroppo alle 4:20 di mattina che questo governo si impegna a rispettare i vincoli di bilancio, ma meglio le 4:20 di mattina che mai. E tuttavia, dicevo, ero molto interessato perché questo ordine del giorno, vede viceministro, è un ordine del giorno che aveva molto senso. Infatti lei dice che lo accoglierà, ovviamente, se saranno rispettati i vincoli di bilancio. Perché ha senso? Perché in realtà noi col nostro governo avevamo previsto una norma piccola ma di grande sostegno per gli studenti, in particolare per gli studenti universitari fuori sede. Cioè, cosa si era detto? Se gli studenti sono fuori sede hanno diritto ad avere una detrazione fiscale sugli affitti delle case nelle quali devono vivere, che sappiamo spessissimo vengono affittate al nero, e quindi evidentemente con questo incentivo si dava una mano agli studenti da un lato, e si faceva in modo che i padroni di casa non affittassero in nero ma che evidentemente pagassero anche le tasse, quindi una cosa di sano buonsenso. Aggiungo un'ulteriore cosa, che gli studenti fuori sede sono normalmente ragazzi del sud, perché
il dato, lo citavo questo pomeriggio, quindi non mi voglio ripetere, ma insomma negli atti parlamentari è evidente che nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi del Sud. Ora so che la Lega non ha storicamente una particolare simpatia per il Sud e tantomeno per i ragazzi del Sud, però il Movimento 5 Stelle sì. Allora, quello che dico è che comunque andrà questo ordine del giorno. Collega, deve concludere. Io seguirò, perché si poteva mettere il tutto in un emendamento, Vice Ministro Garavaglia, l'emendamento non c'è stato, per cui io mi fido della sua parola, però controllerò. Grazie, ha chiesto di intervenire il collega Rossi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ancora, come dire, con un tono sottovoce, anche se capisco che potrebbe urtare